Ciao a tutti, qui Luca Raldiri dal negozio Tutto Spini di Pusiano, oggi insieme a un ospite, Daniele Vinci di All Captain, per parlare di una nuova linea di prodotti Zebco dedicata allo street fishing. Oggi parliamo di 4Street. Per chi non lo sapesse, Zebco è l'azienda distributrice, un po' l'azienda madre di prodotti come Quantum, Black Cat e Rhino, e adesso ha lanciato questa nuova linea di esche dedicate esclusivamente allo street fishing che si chiamano appunto 4Street. 4Street è un marchio, come ha detto già Luca, dell'azienda Zebco, che è un'azienda tedesca, quindi questo marchio nasce in Germania, precisamente ad Amburgo, quindi queste esche sono state studiate nei canali cittadini di Amburgo, dove troviamo gran parte delle specie che ritroviamo anche nei canali cittadini italiani, quindi perca, persici, aspi, cavedani, lucci, delle trote. E questa linea nasce proprio per insidiare queste specie. Nello specifico oggi parliamo del Bass Shad. Il Bass Shad è disponibile in due misure, in 8 colori. Nello specifico le due misure sono? Da 2,2 e da 3 a 6 pollici. Dall'anno prossimo verranno... Dall'anno prossimo saranno ampliate con altre due misure che vedremo poi quando usciranno. E dei nuovi colori. Il Bass Shad è prodotto con una mescola giapponese, è una gomma di altissima qualità, molto morbida, che si muove anche con la minima trazione, e infatti la possiamo usare anche in acquaferma perché anche la minima corrente permette alla codina dello Shad di muoversi liberamente, ed è un'esca che personalmente mi ha stupito perché ha una grande mobilità sia in fase di caduta che nella fase di stallo. Altro dettaglio molto importante di questa gomma è che è ecocompatibile, perché la possiamo utilizzare in tutti gli ambienti, anche quelli molto incontaminati, perché essendo biodegradabile, anche se dovessimo perderne una, non creiamo del danno all'ambiente. Infatti in Nord Europa stanno molto attenti a questa cosa, hanno già cominciato ad abolire anche il piombo, passando solo al tungsteno o ad altre mescole, proprio per un discorso di ambientalistico. È una filosofia che dobbiamo cominciare. Esatto. Cominciare ad imparare. 8 le colorazioni disponibili, di cui 5 UV. Le colorazioni sono naturali, abbiamo il classico bianco, abbiamo il rosa, abbiamo il chartreuse, abbiamo lo shad rosa con la schiena blu, abbiamo l'imitazione del classico pesce con la schiena argento. Praticamente copriamo tutte le tipologie di pesce foraggio e tutte le colorazioni che vanno utilizzate nelle varie tipologie di acque e nelle varie condizioni meteo che andiamo ad incontrare quando andiamo a pescare. Che poi la shad è una delle esche più polivalenti che abbiamo nel panorama delle gomme per la pesca spinning. Tu che le usate, per esempio, come mi consiglieresti di usare la versione da 2,2, la più piccola attualmente del 4Street Bass Shad? Allora, la versione da 2,2 io la utilizzo tantissimo in street. Prima voglio parlare del discorso acque molto battute, acque molto pressate. Più è pressata una zona, maggiore il numero della quantità di pescatori che andiamo ad incontrare, minore deve essere la dimensione dell'esca, così andiamo a insospettire meno il pesce e andiamo a scatenare le mangiate anche in pesci che normalmente non sono troppo propensi all'attività. Questa misura è perfetta per insediare persici, perfetta per le trote, perfetta anche per predatori medi, come ho detto prima, che sono molto sospettosi, quindi anche boccaloni, dei perca, degli aspi, dei pesci anche di notevole dimensione, medie e grandi dimensioni, però penso che la morte sua è la pesca del persico, della trota e del cavedano. Queste sono le tre specie più insidiabili, e anche le spigole in mare. Non lo tralascerei questo dettaglio. Mentre poi c'è la versione da 3,6 più grande, che come dicevi prima te la vedi molto bene ad esempio per i perca, che qui nelle nostre zone, ma un po' anche in altre parti d'Italia, è uno dei pesci a cui i pescatori stanno dando più attenzione ultimamente. Sì, diciamo che forse è la preda principe dello street fishing, è la preda più rappresentativa, e ad Amburgo ne hanno tanti, li hanno anche di notevoli dimensioni, li abbiamo anche noi in Italia perché i nostri canali sono molto, molto ben popolati, alcuni anche oserei dire pestati di perca fortunatamente, e questa è la misura principe perché non è molto grossa e soprattutto fa grandi vibrazioni. Questa la diciamo che io la prediligo nelle situazioni in cui ci sono pesci di grandi dimensioni e anche quando va a calare la luce, perché le vibrazioni che emette sono molto più importanti e quindi riesce ad attirare pesci che stanno anche a grande distanza
e magari in quel momento non hanno una visibilità perfetta. Proprio come il perca, che lo peschi spesso anche di notte. Di notte nei cambi di luci. Ovviamente un'esca che, come dice il nome, Bass Shad, può essere utilizzata anche per la ricerca del black bass, ottima anche per gli aspi cittadini. Sugli aspi ha dato degli ottimi riscontri, e perché no, sulle trote d'Italia. Ci sono tante città che hanno dei canali con le trote di stazza. Ma poi ad Amburgo non hanno solo canali, però noi abbiamo anche le Alpi, che sono popolate di trote di buona taglia, e sicuramente uno shad può fare la differenza. Anche perché lo possiamo montare su una testina con ammo singolo, senza treviglione, perché andiamo a schiacciarlo o privo della treviglione. Oltre alla grande quantità di prede che attaccano e sono propense a mangiare un'esca di questo tipo, ovviamente quello che la rende così polivalente è la possibilità di essere innescata in tantissimi modi. Quali sono magari qualcuno dei tuoi preferiti per utilizzare questa esca, tu che l'hai usata tanto? Allora, la versione piccola mi piace tantissimo utilizzarla con testine con la testa in tungsteno. Questo perché? Perché sono teste molto piccole e molto pesanti, quindi mi permettono di avere una dimensione ridotta, un ammo piccolo ma una grande mobilità in fase di caduta, ed un'esca piccola generalmente emette meno vibrazioni e quindi fa un po' più fatica a richiamare pesci di mole. Con una testina più pesante riusciamo a essere più incisivi, un tantino più invasivi, ma anche più aggressivi nella ricerca. Un altro innesco che mi piace utilizzare con la versione piccola è anche il drop shot. Questa esca, avendo una mobilità incredibile, nella pesca statica del drop shot, quando andiamo a trattenere l'esca con il piombo a contatto con il fondo, nei momenti in cui i pesci sono un tantino diffidenti, un po' difficili, possiamo avere una chance in più, anzi notevoli chance in più. Ultimo un consiglio su chi fa il drop shot, visto che mi capita spesso di avere clienti che qui da queste parti lo fanno, è spesso quello di tagliare la padella della coda, perché nel drop shot, soprattutto se andiamo tanto in profondità, rischia di avvolgersi sul filo trave. Tagliandolo invece questo non accade, abbiamo la nostra esca bandiera, che comunque avrà una grande mobilità, vista anche la gomma morbida, come dicevamo prima. Un altro dettaglio che possiamo far notare è il fatto che questa gomma è stata studiata con una sagoma molto sottile nell'ultima parte, nella parte diciamo antecedente al paddle della coda. Questo perché? Per garantire un movimento estremo, a discapito magari di una lunghissima durata dell'esca, però è una cosa importantissima per incrementare al massimo la capacità catturante dell'esca. Dopo la 2-2 invece la 3-6, quali sono gli inneschi che invece consigli su questa misura? Allora, la 3-6 la consiglio su testina piombata per ricercare grossi perca, per ricercare persici di taglia e anche per gli aspi. Recuperata veloce permette di pescare quegli aspi sospettosi che tante volte sull'hardbait non ti vengono a mangiare. Un altro innesco che mi piace utilizzare è lo split shot con quest'esca, perché uno split shot molto leggero permette all'esca di fluttuare nell'acqua, e avendo un grande movimento, se incontriamo delle piante, degli erbai, delle strutture, ha un grosso potere attrattivo quest'esca, un grandissimo potere attrattivo. Grazie. Non a caso Full Street ha fatto anche una linea di piombi da split shot in tungsteno, sempre proprio per questo tipo di innesco con le sue esche. Spendiamo una parola per il tungsteno. Il tungsteno costa un tantino in più, è vero, però ragazzi, preserviamo l'ambiente e non inquiniamo, perché il piombo inquina molto di più. Ma poi adesso che appunto nel nord Europa cominciano a proibire il piombo e comincerà a vendersi molto più tungsteno per forza di cose, anche il prezzo piano piano calerà. Però abituiamoci ad usarlo, perché oltre a far bene all'ambiente ci migliora anche in pesca. Certo, ha una sensibilità maggiore, essendo un materiale più duro, ci fa da sonda, riusciamo a capire cosa andiamo a cozzare contro il fondo. È molto più piccolo rispetto all'altro, quindi è meno invasivo in fase di lancio, meno casino. Sono tutte cose a vantaggio del tungsteno. Come tutte le esche in gomma di altissima qualità, anche il Bass Shad di Four Street è dotato di uno shank interno alla gomma. Questo è importantissimo, perché una volta che il pesce trattiene l'esca, sentendo un aroma, tende a non sputarla, per tenerla in più, e quindi ci permette di ferrarlo molto meglio. Bene, potete già trovare disponibili su tuttospinning.com tutte le colorazioni e le misure attualmente disponibili del Bass Shad. Prossimamente, quando usciranno le nuove misure, troverete anche quelle, ma comunque vi avvertirò tramite i social. Infatti, se non l'avete fatto, iscrivetevi subito al canale Facebook e Instagram per non perdervi le novità che arrivano tutte le settimane in negozio.